molto contenta, sì. Questa barca è particolarmente gradita a San Basso, a quanto pare. Viene sorteggiata con molta frequenza. Eh sì, infatti. È un vero peccato che non ci sia più mio marito. Lui sarebbe stato entusiasta di questo. Marito Cannassa, armatore insieme al fratello Bassi, del nuovo 30 Cardini. È la terza volta in pochi anni che la scelta cade sulla vostra barca. Per fortuna. Ecco, sei contento di questo? Io sì, contentissimo. È un aiuto morale. Sei un buon eroso, ma è un aiuto morale, perché sono periodi brutti. Ce n'è bisogno in questo momento. Sì. E cosa ti auguri? Che il prossimo anno non sia come quello passato, economicamente non sia come quello passato, perché pesce a mare non ce n'è stato. E siamo molto devoti a San Basso, lasciamo stare la parte di prima, cancelliamola quella di prima. Non è perché portiamo il santo che vogliamo che l'anno prossimo sia una cosa, è una cosa proprio, è una tradizione. L'augurio è sempre l'augurio per tutti, per tutta la popolazione, per tutti i pescatori. È una tradizione che noi seguiamo da sempre. Io da quando sono nato, mio padre, i miei figli mi stanno dietro. Io, come ha fatto mio padre, non è che ci ha obbligato ad andare a seguire il suo lavoro. È una cosa che abbiamo detto, perché a parte la scuola non ci voleva andare, ma lui invece a scuola va bene. Comunque, se lui vorrà, io non gli metterò sicuramente il posto di trovare. Solo che adesso è molto più dura di prima. Non so se è un mestiere che possa andare tanto avanti di questo passo. E questa giornata in particolare come la vivono i tuoi figli? Loro sono il grande specialmente, sono 3 giorni che è con me a bordo per dare una rinfrescata alla barca, perché come sapete abbiamo fermato 3 giorni fa e la barca non era in condizione di portare il nostro santo protettore. E gli abbiamo dato una bella pulita e lui me l'ha dato una mano. No, sono emozionato, lo trattengo, non si vede. Prima di venire qui, dopo essermi svegliato, sono vestito, sono venuto direttamente in cattedrale. Ho lasciato la macchina giù al porto. A Villa Gasperini, gli animali che tu hai abbandonato. Sì, no, questa mattina no. Li hai abbandonati? No, questa mattina ho fatto passo. Hai fatto passo? Sì, per forza. Pomeriggio. Come diceva. Allora, domani pranzo speciale di San Basso? Domani devo andare prima alla Corte dei Conti, perché abbiamo un incontro per alcune vicende legate alla situazione finanziaria del comune. Dopodiché pranzo speciale, passa la chitarra, pollo ripieno e anguria. E quindi fai in tempo a tornare? Eh sì, devo tornare per forza. Oggi invece cosa oggi spaghetti alle vongole, spaghetti alle vongole, leggero. Io adesso, adesso hai la rappresentanza della città e quindi non puoi fare a meno di venire qua. Sì. Ma gli altri anni andavi sulla barca di Forza Italia? Andavo sul gommone, cioè, sono stato sempre un gommonauto e quindi andavo sul gommone. Hai abbandonato i tuoi amici prima? E ho lasciato i miei amici, sì, però come ci vuole, l'istituzione richiede la presenza e quindi sto qui. Celestina, la moglie di Maretto Cannassa, uno dei due proprietari armatori del nuovo 30 Cardini. La festa di San Basso, attesa da tutti i giovani e famiglie termolesi con ansia, perché capita in estate e quindi è un giorno di festa, però dà anche molte preoccupazioni a mamme come me, che vedono tanti ragazzi ormai presi da tutt'altro tranne che dall'essenza del santo in particolare, e a me questo personalmente dispiace, perché tra i giovani ormai c'è pochissima religiosità. E io mi auguro e vorrei che i giovani si avvicinassero un po' più alla fede. Amalia Cannassa, appartenente alla schiatta dei 30 Cardini, la zia
dei proprietari di questa barca che porta il sangue. Per me è una grande emozione oggi, per tanti motivi. Vedere come si è cambiata Termoli e vedere tutte queste persone che ci hanno un po' di... Non è che come... non sono semplici come eravamo noi. Io da bambina avevamo le barche a vela all'epoca. Le paranze. Papà ci preparava a questo evento di oggi, come oggi. Per prima cosa voleva che facessimo tante bandierine, ecco, i gran pavesi, come li facevate? Che adesso ci sono di pezza, di stoffa, belli, colorati. Invece noi, con lo spago, che allora c'era la canapa di cui si facevano le reti, no? Con la canapa, vicino a questo spago, mettevamo tanti pezzi di carta velina colorata. E facevamo tante bandiere, addirittura la notte ce le faceva fare papà. E questo mi chiedevo, che significato ha oggi? Si tratta solo di riproporre dei gesti, dei ritmi usuali, oppure è un avvenimento nella mia vita e nella vita di questo popolo? Io penso che ci sia questa valenza. Accade qualcosa per me oggi. Accade che la rimessa in discussione, no? C'è anche una parola forte che mi dice: guarda, attenzione, i gesti che voi compite hanno una valenza che forse rischia di sfuggirvi se la lasciate chiusa, ecco, nella tradizione. Dicono che la fede e la vita hanno a che fare l'una con l'altra. Sicuramente c'è un grosso sentimento religioso, ma questo sentimento religioso rischia di diventare il guscio dove noi ci andiamo a rifugiare, come la lumaca si rifugia dentro al guscio, no? Alla casetta che porta addosso, e si sente sicuro. È un involucro, e questo è il rischio. Invece deve diventare la spina dorsale nella nostra vita di tutti i giorni, ciò che ci tiene in piedi. Ecco allora la fede, dalla religiosità alla fede. Basso Cannassa, marinaio di famiglia marinara di antica notorietà. Allora, che sentimenti prevalgono in te in questo momento? Adesso mi sto un attimo rilassando, perché peggio è passato. Come pensai, è la terza volta in 5 anni, però abbiamo portato il santo giù, c'è già l'emozione a portarlo, perché non faccio parte dei portatori di San Basso, perché c'è mio fratello e non tutti sono i portatori di San Basso, quindi questa è un'occasione per la barca che porta il santo di portare San Basso. E a me mi è capitato 3 volte in Daccicato. Quando siamo arrivati a bordo, io sono salito sulla barca prima degli altri, e mi sono girato per prendersi, perché me lo sono visto arrivare sopra, ma non te la chiave. Proprio una cosa eccezionale. Ma è la prima volta che senti questo? No, certo, perciò no, è successo anche altre volte, ma perciò ti dico, succede, cioè pensavamo di essere ormai esperti. Ascolta Amalia, ti ricordi se qualche volta una delle paranze fosse stata scelta per portare in processione? Mai. Da che è nato mio fratello, che sarebbe il padre dell'armatore di questo scafo, dall'82 non è uscito più San Basso di portare il santo con noi. Quindi per papà era un cruccio, ogni volta che si, perché allora all'epoca si faceva, fine pochi anni fa, il sorteggio si faceva la sera di Sant'Anna, 26 di luglio. Allora papà tornava sempre sconfitto. Che cosa? Mamma preparava le pizze, tante pizze, melanzana parmigiana, io facevo tanto tè. Allora c'era una spiritiera a bordo perché non c'era il gas. Allora mamma portava una spiritiera, facevamo il tè per chi si sentiva male, limonate, però era tutta roba che si preparava in casa, come adesso che si preparano i buffet e via discorrendo. Comunque si stava bene, molto meglio da adesso. Le persone che eravamo più semplici, più c'era più il senso della preghiera.